Onorevole, tante le polemiche in questi giorni per quanto riguarda la sicurezza della Torre del Castello, ma in molti credono che si sia perso tanto tempo. Beh, io rimango estrefatto nel leggere in questi giorni un sindaco che definisco irresponsabile, che da un lato scrive che la Torre del Castello è in pericolo, ci sono pericoli di crolli e che il tutto peraltro è certificato da un noto professionista dell'Università di Bari, il professor Monaco, quindi un pericolo reale e certificato, e allo stesso tempo il giorno dopo inaugura all'interno una mostra pittorica e il giorno dopo ancora, all'indomani c'è addirittura un concerto. Ancora oggi la biblioteca e la pinacoteca che sono presenti all'interno del castello sono fruibili dai ragazzi, dai visitatori e dagli operatori stessi che ci lavorano. Chiunque avrebbe fatto, se è vero quello che dice, se è vero quello che è certificato, e non ho ragione assolutamente di credere il contrario, visto anche quello che è noto e visibile a occhio nudo, avrebbe messo un'ordinanza per mettere i luoghi in sicurezza. Va salvaguardato non solo l'incolumità dei cittadini ma anche il patrimonio pittorico di notte, perché io credo che il castello e notte siano i due simboli culturali della nostra città conosciuti in tutto il mondo. Io credo che sia davvero da sprovveduti cercare di scaricare le responsabilità facendo le lacrime di coccodrilli, dopo che per 10 anni e anche negli ultimi 3 quando si è diventati proprietari dell'intero castello non si è provveduto a mettere un euro all'interno del bilancio per la messa in sicurezza del castello. Tutti sanno che si è dilapidato un avanzo di amministrazione, addirittura si ricorre agli anticipi di cassa, ancora una volta per fare feste e festicciole e cantanti, mentre per il castello c'è stata una disattenzione totale, malgrado anche i proprietari privati fin dal 2015 abbiano fatto esposti alla Procura della Repubblica, alla Sovrintendenza, al Prefetto e al Comune. Io mi chiedo a questo punto se in questo Comune, oltre a un sindaco che ormai non ne amministra più, ed è solo in campagna elettorale, ci sia anche un ufficio tecnico, un responsabile di area che sappia che tra le sue competenze ha appunto queste. Di fronte a tutto ciò io scavalco il sindaco, perché tanto lui non amministra più il nostro comune, e mi rivolgo direttamente a tutti quanti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, perché per una volta dimostrino autonomia, si autoconvocano e autoconvocano il consiglio comunale e mettono in essere un'azione che è quella di buonsenso, cioè facciano la revoca di un mutuo che è stato acceso per le rotatorie, cosa sicuramente importante ma non paragonabile come importanza al castello, e accendono questo mutuo per la messa in sicurezza immediata dei luoghi, senza attendere la manna dal cielo, il ministero, la regione, perché quello è un parallelo che bisogna portare avanti. Ma se la situazione è tanto grave bisogna intervenire, basta con le polemiche, basta con gli spot, basta con le interviste, adesso è arrivato il momento di agire e lo può fare solo un consiglio comunale che nella sua autonomia costringa il sindaco finalmente a muoversi. Si agisca e non si perda tempo.